Ma penso, come succede sempre in 90 minuti di partita, è normale che due o tre cose vengano sbagliate, perché se no la vinci facile la partita, ma questo fa parte del gioco, ma uno ci siamo accorti sicuramente che in Serie A appena sbagli ti puniscono, quello che magari che non era successo l'anno scorso, che potevi magari sbagliare due o tre cose e non succedeva niente. Questa volta due cose sicure abbiamo sbagliato, uno. E purtroppo sono arrivati subito i gol. Ci servirà come lezione e cercheremo di migliorare su questo aspetto. No, no, ma io dico la squadra per me ha fatto un ottimo primo tempo, che siamo partiti alla grande. Poi dobbiamo sempre pensare che comunque era il Toro davanti a noi, è una squadra che lotterà sicuramente per i posti in Europa League o i posti internazionali. E per quello abbiamo fatto una bellissima figura. Poi è normale che con le esperienze che hanno loro ti mettono in mezzo e non riesci a reggere 90 minuti il ritmo che siamo andati magari il primo tempo, ci sta che poi appena sbagli ti puniscono. Purtroppo è andata così, però noi la prendiamo come esempio da migliorare. Vogliamo ripartire dal primo tempo e questa è la cosa fondamentale di subito evitare errori. Di fare meno errori possibili nelle prossime gare. Era una sensazione particolare, dico, perché è normale, un po' di tensione ci sta perché era la prima volta per tanti di noi. Poi vedere lo stadio pieno, l'entusiasmo in città e con i tifosi dietro era molto più semplice arrivare allo stadio perché ti danno una spinta in più, ti danno una mano. Ma non dico che non ero teso. Perché stavolta era veramente un sogno che si è realizzato di tutti i bambini che giocano a calcio, penso. E per questo sono contento di come abbiamo reagito e come siamo entrati in campo. Ma ci sono tanti, Bruno Beres sembra di avere un motorino addosso, perché non so come può avere un cambio di passo del genere, perché è veramente velocissimo. Però lo stesso Moretti dietro non sbaglia, mi sa, un passaggio, non perde un duello da 3 anni, lo sappiamo. Glick, fisicamente abbiamo visto, a centrocampo tecnicamente tutti bravi. E questo, il Torino comunque è una squadra che ha tanto possesso palla e come hanno giocato qua giocheranno anche con la Juve o col Milan. Per questo noi non penso di aver preparato benissimo la partita a livello tattico, abbiamo fatto tante cose bene e purtroppo i due gol li abbiamo persi alla fine, ma comunque dobbiamo, come ho detto prima, ripartire dal primo tempo. Ecco, senti, scusa, mi riallaccio alla domanda mia prima e quella che ti aveva fatto Franco e a quello che stai dicendo te adesso. Quindi significa, se ho capito bene, tatticamente qualcosa abbiamo sbagliato perché forse siamo partiti troppo sparati. Dopo il 1-0 abbiamo continuato ad attaccare come forsennati, abbiamo speso troppe energie fisiche e soprattutto mentali. Poi nel secondo tempo naturalmente si trattava di andare a chiudere, qualcuno doveva sganciarsi. Rimanevamo un po' troppo dietro, il baricentro si era abbassato, quindi il Torino ha avuto via libera. È un po' questa la chiave tattica da rivedere. Ma io penso che la chiave tattica era quello di aspettarli oppure sul rinvio del portiere di andarli a prendere. E questo siamo riusciti a fare anche nel secondo tempo. Solo abbiamo avuto un periodo che magari se su 11 giocatori, magari 2-3 non riescono a dare in quel momento, fisicamente, quel 100% che magari all'inizio della partita, che i primi 45 minuti andavano tutti 11 sulla stessa direzione. Se poi 2-3, magari in un momento di stanchezza, un momento di difficoltà, non riescono a dare quel 100%, è normale che la squadra va in difficoltà. E come è successo, ognuno di noi ha avuto quel momento di difficoltà, quel calo. E purtroppo non abbiamo avuto 11 insieme, una volta alla volta, e per questo è normale che il Toro, col possesso palla, ti mette in mezzo e riesci a crossare. Poi dentro con Maxi Lopez e Quagliarella, penso. È duro marcarli, ma l'abbiamo fatto bene. Purtroppo una volta ci è scappato e ci ha fatto gol subito, e questa è la Serie Robert, due gol nuovamente titolari a centrocampo, Lega Pro, Serie B, Serie A. Quali sono le differenze che hai trovato in questa prima partita? A. Ma penso dal livello della Serie C in Serie A si gioca molto di più a calcio qui. È normale che, cioè io non.
penso anche Mirko, non abbiamo mai affrontato una partita che gioca così bene a calcio, a centrocampo soprattutto. E è normale che soffri un po' a livello di possesso palla, ma penso comunque abbiamo recuperato un sacco di palle, abbiamo speso tanto, anche quando c'era da girare la palla abbiamo fatto girare, penso che comunque abbiamo fatto il nostro anche stavolta. Poi è normale che c'è sempre da migliorare. Ti scoccia di aver perso subito la prima imbattibilità, di aver perso l'imbattibilità comunale? Ma sì, è normale, perché quando perdi è normale che non puoi essere contento. Ma prima o poi sapevamo che capiterà, perché siamo andati in Serie A e non puoi vincere tutte le 19 partite in casa. Per questo sapevamo prima o poi capiterà, ma è importante lavorare sui errori e migliorare su questo aspetto, e questo secondo me già dalla prossima partita dobbiamo migliorarci su questo aspetto. Senti, dopo che hai visto questo impatto sulla Serie A, secondo te la salvezza per noi sarà più facile o più difficile rispetto alle tue aspettative? Ma io sono sempre convinto della nostra squadra, io non ho mai avuto un pensiero di non salvarci quest'anno, io ci credo al 100%, perché se no non ha senso neanche entrare in campo. Io voglio salvarmi e noi ci vogliamo salvare. Io posso promettere di mettercela tutta, ma tutta la squadra al 100%, questo è sicuro. Poi una vinci, una perdi, una pareggi, ma alla fine contano veramente la voglia e la determinazione che ci ha portato alla fine in Serie A, e questo secondo me sarà la chiave anche quest'anno. Robert, si inizia già a lavorare per la sfida di Bergamo. Che cosa non bisognerà sbagliare contro la Roma? Ma ancora o ci riprendiamo con gli allenamenti, il mister saprà già come giocherà l'Atalanta, come hanno fatto con l'Inter fine settimana adesso, e vediamo come ci preparerà, come al solito, bene, e affrontiamo poi la partita come tatticamente come deciderà il mister. Però quello che ho detto prima, che è importante la voglia, importante veramente di sudare per la maglia, di andare là col massimo rispetto ma senza paura, e magari là già di portare i primi punti a casa. Senti, sul piano fisico hai recuperato bene dalla fatica di domenica? Sì, oggi riprendiamo, e ma i doloretti dopo la partita, il secondo giorno dopo la partita, ci stanno sempre, ma comunque abbiamo recuperato anche dopo i 120 minuti con la Spezia, abbiamo recuperato bene. Però si continua a lavorare, perché l'anno è lungo e non possiamo permetterci già adesso di saltare un paio di allenamenti. Posso? Aspetta, una domanda io, Robert. Tornando alla partita di domenica, la differenza che si è vista da ogni parte è stata proprio la cattiveria agonistica che Torino ha messo subito in campo su ogni palla. Al di là che tu e altre 3-4 persone avete esposto alla pari, però non è forse proprio quella ancora la differenza tra una squadra che deve diventare di Serie A, cioè stare a 1000 all'ora per 90 minuti. Cioè, prima di entrare sulla palla con i piedi arrivavano sempre con il corpo, anche con le mani. Concordi oppure è una cosa che ho visto io? Ma penso che è una delle nostre caratteristiche, anche in Serie B, quando abbiamo affrontato magari il Catania e il Bologna, che sono comunque squadre da Serie A, e abbiamo sempre vinto i duelli. Magari ci può stare un po' di tensione, un pizzico di attenzione in più, vado o non vado, perché comunque ciò che con la prima in Serie A ci pensi magari due volte di non fare un errore, che nel futuro sicuramente non succederà più. Ma io penso comunque a livello fisico ci possiamo giocarci tutti quanti tranquillamente. È solo che loro, con l'esperienza che hanno, giustamente c'erano giocatori da nazionale, giocatori che da anni giocano in Serie A, è normale che affrontano la partita diversa rispetto a 5-6 che hanno esordito in Serie A, oppure che magari da tanto che non hanno giocato là. E per questo non mi preoccupa assolutamente questo fatto.